Oggi siamo scesi in piazza col coordinamento provinciale dell'edilizia scolastica che racchiude più di 30 scuole della provincia di Salerno e è da un anno ormai che porta avanti la lotta per la messa in sicurezza dei nostri istituti, perché ci ritroviamo a frequentare le lezioni in istituti sempre più precari, in strutture non adeguate allo svolgimento delle lezioni, perché dobbiamo andare tutti i giorni a scuola col pericolo che ci cada l'intonaco in testa, che ci cada il tetto sul banco o appunto di farci male. Quindi siamo qui per pretendere la messa in sicurezza degli istituti e soprattutto in particolare la manutenzione degli impianti di riscaldamento, perché da quando siamo tornati a scuola dopo le vacanze di Natale abbiamo trovato gli istituti con temperature largamente al di sotto dei minimi consentiti dalla legge, addirittura di 3 gradi in alcuni casi, e quindi noi non ci stiamo ad andare a scuola con le coperte addosso perché la situazione è ormai insostenibile. Quindi stiamo aspettando di ottenere un incontro con la provincia e noi alle loro promesse false ormai che ci fanno da anni non ci saremo più, quindi siamo determinati a stare qui oggi e a continuare a scendere ad oltranza finché non si risolve la situazione.